Il Taranto torna in campo. Il Taranto domenica affronterà un match ostico in quel di Aversa contro il Real Agro Aversa in una partita che nel match di andata, come ricorderete, portò dietro una serie di polemiche che poi fortunatamente si sono spente grazie anche a quelle che sono state le sentenze relative ai ricorsi presentati dalla compagine campana. Non sarà una partita facile perché tutte le partite, soprattutto esterne, giocate in Campania, portano sempre quel clima ostile di difficoltà che portano poi il Taranto a dover affrontare tutti i match con una maggiore concentrazione, ma è una partita anche piuttosto difficile, non solo per le problematiche ambientali che potrebbero scaturire dalle polemiche avvenute nel match di andata, ma perché il Taranto è chiamato a confermarsi. Il Taranto è al primo posto reale, il Taranto vanta 2 punti di vantaggio sicuri, dalle potenziali inseguitrici, ricordando che comunque il Casarano e anche il team Altamura devono recuperare diverse partite, e quindi il Taranto deve rimarcare la propria leadership in questo campionato. Lo deve fare da diversi punti di vista: da un punto di vista mentale, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista organizzativo. Ma è la mentalità che può fare la differenza domenica. Se il Taranto entrerà in campo con la mentalità giusta e riuscirà a fare suo un risultato di un match che si presenta alla vigilia particolarmente ostico, allora avremo l'ulteriore conferma che di fronte c'è una squadra determinata a tutto, purché riesca a portare a casa, alla termine del campionato, la vittoria del torneo. In questo momento la difficoltà maggiore è più per le inseguitrici che per il Taranto. Certamente il Taranto è chiamato domenica per domenica, turno per turno di campionato, perché mercoledì ci sarà anche il turno infrasettimanale contro il Nardò, reduce tra l'altro da una serie di rinvii per le problematiche relative al Covid. Ma le problematiche maggiori, dicevamo, non sono del Taranto, che comunque non deve rincorrere nessuno ed è chiamato ad un'ulteriore conferma. Le problematiche maggiori sono delle inseguitrici, che sono chiamate ad un surplus di concentrazione per cercare di recuperare quello svantaggio che hanno nei confronti del Taranto. E sarà arbitro di questo torneo il Gravina che viene da dei risultati non positivi, in ultimo anche la sconfitta nel turno di recupero contro la Puteolana. E proprio il Gravina potrà essere arbitro di questo campionato, perché uno dei recuperi del Casarano sarà disputato appunto proprio contro il team giallo-blu. Dicevamo, ma comunque è un turno di campionato che presenta diverse sfaccettature. Ci sono varie squadre che si incroceranno, e quindi un'eventuale vittoria della squadra di Laterza potrebbe ulteriormente rinforzare quella che è la sua posizione di classifica attuale. Nel frattempo, fortunatamente, attorno al Taranto tutto l'ambiente si sta compattando, tutto l'ambiente è concentrato attorno al Taranto e vuole che finalmente si possa salire di categoria. Ma questo primo posto non è relativo solo a questa stagione, è un lavoro che comunque questa società ha fatto nel corso degli anni, e nonostante le tante critiche, nonostante una parte di ambiente sia piuttosto ancora ostile e critico nei confronti della società, i risultati che stanno arrivando sono frutto comunque di un lavoro che giunge da diversi anni dove si sono fatti certamente degli errori, perché non sono arrivati i risultati. Ma se adesso stanno arrivando determinati risultati, è anche frutto dei tanti errori che si sono fatti in precedenza, e quindi vuol dire che la società ha compreso dove
si è sbagliato e quindi ha corretto dove era giusto correggere. Certamente un elogio va fatto a Mister La Terza, perché ha tenuto sempre compatto questo gruppo, soprattutto l'ha ovattato dalle tante critiche che sono arrivate da un punto di vista ambientale. Ma un grande applauso va fatto al direttore sportivo Montervino, perché certamente ha portato tutta l'esperienza del suo passato da calciatore, e che passato da calciatore lo ha portato anche in questo Taranto, e anche da un punto di vista della comunicazione, anche se questo Taranto da un certo punto di vista è più blindato rispetto alle precedenti annate, a conti fatti ha portato certamente dei risultati importanti. Vorrei nella parte finale di questo editoriale anche rispondere a delle dichiarazioni piuttosto pungenti che sono state fatte negli scorsi giorni dal direttore sportivo del Casarano Pitino. Io le ho rilasciate a Telesveva, noi le abbiamo riportate sul nostro giornale. Francamente io le ho trovate un po' fuori luogo. Il Taranto si è presentato il proprio dossier ai vertici della Lega, lo ha fatto a ragion veduta, lo ha fatto dopo una marea di torti arbitrali che sono stati subiti dalla compagine rosso-blu ionica dall'inizio della stagione ad oggi. E proprio la partita interna contro il Casarano il Taranto l'avrebbe vinta a mani basse se non ci fossero state delle sviste arbitrali piuttosto evidenti. Altra cosa, si è parlato di ospitalità nei confronti del Taranto. Certamente la società del Taranto sarà stata ben ospitata, però noi rimarchiamo, e lo rimarchiamo tuttora, che la nostra testata, i corrispondenti della nostra testata sono sempre entrati a nome di Giornale Rossoblù in tutti i campi di questo campionato del Girone H, fatta eccezione proprio del campo del Casarano. Non vuole essere una critica, ma semplicemente un appunto, perché quando si parla di ospitalità, ebbene, bisogna anche tenere presente che ogni squadra porta con sé la propria stampa, la propria carta stampata. Detto questo, io vi ringrazio per continuare a seguirci e al prossimo appuntamento con questo editoriale, e continuate a seguire come sempre tutta la programmazione di giornalerossoblu.it. Alla prossima.